prima di partire mi preme assolutamente cedere il microfono al sindaco Antonio Coppola, che è qui a fianco a me, Antonino, perdona, che è qui accanto a me. Ci siamo visti più volte in questi mesi per preparare questa giornata. Sindaco, questa città che vive tanto di turismo e di accoglienza oggi dimostra di avere anche una comunità sensibile, solidale e che sa fare squadra anche per qualcosa che riguarda tutti quanti noi, la nostra intera comunità, non solo cittadina ma del territorio di tutta Italia, perché contribuire alla grande causa di Fondazione Veronesi significa cercare di dare anche noi un piccolo aiuto a tutti coloro che soffrono in ogni parte d'Italia, del paese, dell'Europa e del mondo. Quindi a lei il microfono per salutare queste quasi 1000 maglie colorate che sono qui pronte a partire. Grazie Carlo, grazie a tutti, lo diremo dopo, questo è l'avvio, è la partenza. Siamo contenti che Sant'Agnello sia al centro della penisola, al centro di questo progetto. Da soli non si realizza nulla, Carlo l'ha detto, io voglio soltanto dire grazie, lo dirò dopo, un po' più nel dettaglio a tutti quanti hanno reso possibile questa allora. Siamo per partire questa bella giornata insieme, che non avrebbe senso se non ci fosse alla base lo spirito con cui si è costruito, uno spirito di partecipazione autentica, è una piccola goccia, ma è una bella goccia su questo tema. E lo sport poi è la cosa più importante, è il valore aggiunto, lo abbiamo già messo al centro di tanti eventi, partecipiamo alla giornata nazionale del CONI a giugno, e questo è un altro tassello. Ringrazierò tutti dettagliatamente. Grazie e benvenuti alla prima edizione. Allora ripeto, nessuno deve superare lo striscione fino a che non viene tolto. Sulle note degli U2 andiamo a prepararci al via. Ci siete Sant'Agnello? Questa prima edizione della